Ciao e benvenuti in questo nuovo video su Astrobic. Io sono Mario e oggi andremo a vedere, dato che siamo a luglio, una top 10 target di luglio. Dopo la sigla. E siamo arrivati anche alla top 10 target di luglio. Vi ricordo che questa top 10 non è una top 10 assoluta, ma sono unicamente 10 oggetti che ho selezionato io totalmente a caso, quindi non è una top 10 oggetti da fotografare a luglio in assoluto. E vi ricordo ancora una volta che per stilare questa top ho utilizzato un parametro che è quello della magnitudine. Vi lascerò qua da qualche parte un'immagine che vi spieghi in maniera molto veloce e semplice cos'è la magnitudine, più o meno i valori base, e poi nella descrizione del video vi lascio anche il link se volete approfondire. Fatte queste minuscole premesse, andiamo a vedere subito la top 10 target di luglio. Quindi in base alla magnitudine, dal meno luminoso al più luminoso. Iniziamo allora dal meno luminoso. Al posto numero 10 troviamo la Fireworks Galaxy, con una magnitudine di 9,60 è situata nella costellazione del Cigno. Io personalmente non ho mai realizzato questo target qua, ma sicuramente gli darò un'occhiata. Target preferibilmente da realizzare durante le notti senza luna. Al posto numero 9 troviamo un'altra galassia, in questo caso è la Barnard's Galaxy. Ha una magnitudine di 8,10 ed è situata nella costellazione del Sagittario. Questa è un'altra galassia davvero molto molto bella. Cambiamo decisamente categoria e al posto numero 8 troviamo la Dumbbell Nebula, quindi una nebulosa. Con una magnitudine di 7,40 è situata nella costellazione della Volpe. Questo è un soggetto che avrei in mente già da diverso tempo di realizzare, è davvero fantastico. Al settimo posto troviamo NGC 6823. Ha una magnitudine di 7,10 ed è situata sempre nella costellazione della Volpe. Al posto numero 6 troviamo una nebulosa molto famosa fra gli astrofotografi ed è la East Vale Nebula. Ha una magnitudine di 7,00 ed è situata nella costellazione del Cigno. Senza ombra di dubbio avrete visto almeno una volta una foto che ritrae questa splendida nebulosa. Siamo arrivati alla posizione numero 5 e con una magnitudine di 6,80 troviamo un'altra nebulosa, in questo caso la Iris Nebula. È situata nella costellazione di Cefeo e anche in questo caso si tratta di una nebulosa davvero abbastanza famosa, abbastanza nota. Fatemi sapere qui giù nei commenti comunque quali di questi target avete già realizzato e com'è stata la vostra esperienza. Al quarto posto troviamo il Butterfly Cluster, quindi un ammasso, che con una magnitudine di 4,20 è situato nella costellazione dello Scorpione. Quindi questa volta abbiamo un ammasso. È un oggetto davvero spettacolare da poter realizzare, visto il valore di magnitudine comunque è abbastanza accessibile. Attenzione perché siamo arrivati alla medaglia di bronzo. Quindi al terzo posto troviamo una nebulosa, anche questa volta è un oggetto abbastanza famoso, a dir poco, e si tratta della nebulosa Nord America, quindi la Nord America Nebula. Infatti ha una magnitudine di 4 e si trova nella costellazione del Cigno. Allora siamo arrivati al secondo e al primo posto, quindi medaglia d'argento e medaglia d'oro. Secondo voi chi può occupare il secondo e il primo posto? Quali sono questi due target misteriosi? Sì, è vero che bisogna aspettare una certa ora del mattino per poterli riprendere al meglio, ma sicuramente, vista questa mia osservazione, avrete senz'altro capito chi sono i protagonisti in assoluto di questa top. E sì, sono proprio loro. Al numero 2, al posto numero 2, quindi medaglia d'argento, va al Signore degli Anelli, Saturno. Con una magnitudine di 0,37 è visibile ovviamente ad occhio nudo. Se non si sa che quello è Saturno, viene scambiato molto spesso per una stella. Che dire di Saturno? Ci sarebbero tantissime cose da dire di questo pianeta, a parte che è il mio pianeta preferito proprio per il sistema di anelli che lo circonda, è davvero una roba spettacolare. È approcciato sia in fase di osservazione, quindi visuale, sì, in fase fotografica, è una roba fuori da questo mondo in tutti i sensi. Per quanto mi riguarda, mi ha sempre affascinato a dir poco tantissimo poter osservare altri mondi, mondi che sono a tutti gli effetti extraterrestri. Quindi, ma cosa ve lo dico a fare? Cosa state aspettando? Se non avete mai approcciato Saturno, sia in fase osservativa oppure fotografica, andate,
È vero che bisogna aspettare un certo orario, è vero che magari fra qualche mesetto, oppure fra qualche settimana, insomma, sarà molto più semplice poterlo approcciare, ma ecco, se non l'avete mai fatto, catapultatevi subito a farlo. Benissimo, quindi siamo arrivati alla medaglia d'oro. La medaglia d'oro ormai credo che sia diventata abbastanza scontata. Infatti al primo posto troviamo il re dei pianeti questa volta, e si tratta ovviamente di Giove. Infatti Giove ha una magnitudine di meno 2,65, questo lo rende immediatamente riconoscibile anche ad occhio nudo. Ecco, se ancora siete agli inizi magari sì, potete scambiarlo per una stella, ma se avete almeno una base dei piani orbitali, dei pianeti, quindi sapete dove dirigervi con lo sguardo per poter osservare appunto i vari pianeti, a primo impatto direte immediatamente, vista la luminosità di quel puntino luminoso, si tratta sicuramente di Giove. Fatemi sapere sempre qui giù nei commenti se vi piacerebbe in futuro vedere, non so, un format dedicato al sistema solare, dove andiamo ad affrontare magari il sistema solare, lo andiamo a studiare in maniera molto base per comprendere proprio ciò che ci circonda. Fatemi sapere tutto qui giù nei commenti. Quindi, dopo aver visto la medaglia d'oro che è andata al re dei pianeti, Giove, io vi ringrazio enormemente se avete seguito il video fino a questo punto, vi ringrazio infinitamente anche per tutto il supporto che state dimostrando nei confronti di Astropic. Mi raccomando, lasciate tantissimi pollicioni all'insù a questo video, commentate, condividetelo, fate il passaparola con tutti i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi, perché è unicamente attraverso la vostra iscrizione al canale che io posso continuare a pubblicare nuovo materiale di settimana in settimana. Quindi iscrivetevi. Bene, non mi rimane che salutarvi. Io vi auguro cieli sereni e noi ci vediamo sempre qui su Astropic nel prossimo video. Ciao!